Ciao gente, lei è Elena, lei è Marika e insieme siamo le Me Twins. Come potrete vedere dalle nostre facce bellissime, il video di oggi sarà un tutorial make up sul trucco di Halloween. Esattamente, siamo un po' in anticipo dato che manca un po' di tempo, ma ci siamo anticipate appunto così voi potrete comprare le cose che servono. Sono cose che avrete sicuramente in casa, se non avete ad esempio il sangue finto potete anche usare il rossetto. Io sono una bambola assassina. Anche senza trucco lo è. Io invece ho il trucco da Joker. Per fare la bambola assassina iniziamo con la base e quindi mettere un po' di borotalco su tutto il viso. Ovviamente farò l'aiutante. Vai. E poi l'aiuterò. Lo metti tu? Sì. Ma non è meglio con le mani, dice, è meglio con... Vai. Uniforma bene. Quanto profuma. Ci sta a fare allergia, Marika. Tolgo. Ma ci si è aggrattato su. Sì. Adesso andremo ad ingrandire l'occhio. Definendo la parte inferiore dell'occhio con la matita bianca. Facendolo più tondeggiante. Faccio io? Ti fidi di me? No. Fai tu? Meglio che faccio la parte di sopra dell'occhio. Quindi con questa matita bianca fate sia all'interno. Non ho mai visto matita bianca per gli occhi. Che figata. E poi andiamo a farlo anche fuori. Ok, adesso facciamo l'altro occhio. C'è da te. Oddio, ma devo fare uguale. Adesso abbiamo fatto tutti e due gli occhi e andremo a fare le ciglia inferiori. E le andiamo a disegnare con l'eyeliner. Ovviamente ci penserò io perché sennò da sola si fa i pastrocchi. Ok, quindi dopo aver fatto il contorno che ha fatto Marika, andiamo, è bellissimo. Disegniamo le piccole cigliette. All'esterno le facciamo un po' più lunghe di quelle all'interno. Questo è il risultato. Che dite, sono uguali? Più o meno. No, perfetto proprio. Quindi adesso che facciamo? Mettiamo l'ombretto qui. La nostra fantastica tavolozza palette e scegliamo noi un ombretto violetto, questo. Wow. Dov'è? Questo qui. Che potete bello scegliere odore, il colore che più vi piace. Completati entrambi gli occhi andremo a definire la parte sotto le sopracciglia con l'ombretto bianco, questo. Mm-hmm. Bianco argento. Adesso andiamo a mettere quintalate di mascara. Quintalate. Se avete le sopracciglia finte. Le sopracciglia. Le ciglia. Se avete finte. Le ciglia finte è ancora meglio perché viene ancora più l'effetto bambola. Ma noi non ce l'abbiamo quindi ci accontentiamo del mascara. Adesso andremo a fare le labbra. E mettiamo un po' di bianco qui. Così. Viene più l'effetto labbra bacio. Poi con il rossetto risalterà sicuramente di più. In realtà ci potresti mettere anche un po' di fondotinta. Guarda, top shit. Andremo a mettere la matita rossa intorno alle labbra per farle sembrare più grandi. Più da bambola. Ricordatevi di metterlo fino al bianco e non più giù. Ma sono deforme. Mettiamo il rossetto rosso. Bamboletta. Facciamo delle cuciture ai lati delle labbra con l'eyeliner nero. Che dite? Adesso lo facciamo anche di qua. Per concludere, se lo avete, andiamo a mettere un po' di sangue finto all'angolo della bocca, perché sennò non sarebbe una bambola assassina, giusto? Ecco ragazzi, ti sta scendendo il sangue. Mi sta colando veramente, sta colando. No. Adesso facciamo Marika Joker. Ma io non mi voglio truccare.
Come per la bambola assassina andremo a fare la base bianca. Una volta fatta la base bianca, andiamo a fare su un occhio un triangolo nero qui così e un triangolo sotto. E dall'altro lo facciamo rosso, adesso ve lo facciamo vedere. Facciamo così, chiudi l'occhio. Aiuto, questa mi cieca. Il triangolo deve uscire fuori dall'occhio. Ho proprio preciso, sto uscendo. Linee perfette e dritte. Aspetta. In realtà è un rombo, non è un triangolo. Un rombo. Cioè, questo in realtà, questo non è niente. Questo non è adesso niente. Adesso dobbiamo colorare tutto. No, basta. Ecco qua finito. Elena ha paura di me. E adesso faccio un pallino qui sopra. E un pallino qui sotto. Non ti muovere. Adesso andremo a fare la stessa cosa all'altro occhio, però con la matita rossa. Usiamo per fare il contorno la matita delle labbra. E poi lo riempiamo con l'ombretto. O con un rossetto, potete farlo. Lo abbiamo riempito con questo, che è un matitone rosso della Kiko. E facciamo anche qui i pallini. Ma io voglio uscire così oggi, mi piace un sacco. Dopo ci usciamo, andiamo a fare la spesa. Ciao gente, adesso viene la parte più difficile, ovvero andremo a fare una ferita sulla bocca e utilizziamo la carta igienica e acqua e farina per incollare la carta igienica. Se avete la colla, meglio, la Vinavil. Noi non l'abbiamo e quindi abbiamo rimediato con questo. Mettiamo un po' di prodotto qui sulla carta. Che schifo! Okay. Lo andiamo a fare anche di là. Nel frattempo aspettiamo che si asciuga. Che schifo! Basta! Ok, può bastare? Ok, perfetto, benissimo. Una volta asciugo, sparlato, non mi si stacca mezzo mondo. Una volta asciutto, andiamo a ricoprirlo con il fondotinta. Dov'è? Ah, accetta. Andiamo a ricoprirlo con non il fondotinta. Non mi fa ridere, non posso parlare. Siccome Marika non può parlare, lo dico io. Così c'è l'effetto ferita, vedete, un po' pelle. E adesso andiamo a fare tutta la bocca che prosegue per qui con questo lucida labbra. Una volta aver fatto questo entrambe le parti e l'abbiamo anche un po' sfumato, andiamo a mettere il rossetto con questa matita, il rossetto rosso. Adesso mettiamo il sangue finto qui. È inquietante la mia faccia, mi faccio paura da sola. È inquietante anche senza trucco. Abbiamo finito finalmente. Abbiamo finito! Speriamo che questo tutorial vi sia stato utile. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto e se lo rifarete. Mandateci le foto su Instagram perché vogliamo vedere. Quindi se vi è piaciuto lasciate un like e non scordate di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella, così vi arriverà una notifica ogni qualvolta uscirà un nostro video. E noi ci vediamo al prossimo video.